quanti bimbi a giocare giù in piazza. Con gli zainetti hanno fatto una porta. Fanno casino, una vecchia si incazza. Ma son ragazzi e quindi li sopporta. Sotto un palco vedo un mare di persone che tutte insieme fanno un coro dedicato a te, cantando a squarciagola una canzone d'amore, d'amore. Che ti accompagni lungo tutto il viaggio, quando sarà finito anche il coraggio. E ritorniamo sempre qui a CRT Radio, Apriti Cielo. Ci riproviamo perché qui ovviamente abbiamo dei problemi. Siamo in un bunker musicale qui a CRT Radio. In collegamento telefonico c'è Anna e l'appartamento che aprirà appunto questa rassegna musicale tutta al femminile. Sto parlando appunto di femminile plurale che si terrà dal 23 aprile proprio a Montella. Anna e l'appartamento, buongiorno e ben ritrovata. Proviamo. Adesso ti sento forte e chiara, che bello, che bello. Oh, benissimo, benissimo, anch'io. In attesa di, come dicevo prima, di conoscerci dal vivo e di ascoltare la tua musica lì sotto un palco, una cosa che ci manca tantissimo. Sì, ci manca tanto, ma fortunatamente insomma sembra che si riparta un pochino, quindi siamo fiduciosi. Siamo fiduciosi. Beh, Anna e l'appartamento, il tuo alter ego musicale, come hai disegnato questo nome? Sì, allora dicevo Edi che insomma nell'appartamento è un periodo di incubazione piuttosto lungo, perché in realtà nasce un po' dalle ceneri di un altro progetto musicale dove io però lavoravo in band, insomma un po' anche forse amareggiata da come erano andate le cose, insomma che non era andato bene eccetera, ho pensato di prendere quello che avevo e riportarlo in forma solista, e da lì nasce nell'appartamento e da lì poi ho iniziato a scrivere canzoni. Quindi questo processo nasce ancora nel 2013-2014, quindi insomma è quasi 10 anni che ci stiamo dietro a questo progetto. E ecco, insomma, finalmente, come dicevi giustamente tu prima, nel 2020 finalmente ho pubblicato il primo EP con 4 brani piano e voce, e poi a cui è seguito questo scorso novembre appena passato, il 26 novembre ho pubblicato il mio primo album da solista, e sono molto contenta di questa cosa e sono molto felice di venire a portarlo in versione piano e voce in teatro, ecco. Neanche noi non vediamo l'ora. Come è cambiato il tuo progetto musicale, ecco, in questi anni? Allora, diciamo che insomma sicuramente non si può come dire nascondere che la pandemia ha avuto un forte impatto sul progetto, perché come ti dicevo prima appunto il progetto è iniziato a nascere tra il 2013 e il 2014, ma è rimasto nel mio cassettino per tanto tempo, e proprio quando stavamo decidendo di mettere il piede fuori dalla porta è arrivato un po' il Covid in mezzo alle scatole a romperci un po' i piani, ecco, diciamo. E quindi abbiamo un po' all'inizio ridimensionato, nel senso che quello che era stato programmato un po' come un tour in full band è diventato spesso un piano e voce, che però ti dirò, in realtà anche se forse subito all'inizio è partito un po' come un ripiego, sarò sincera, in realtà poi è diventato un modo molto forte per poter dare spazio anche a questa dimensione creativa, che alla fine è il modo in cui io scrivo, perché io tutti i brani li compongo piano e voce e dopo li arrangiamo insieme con la band e con i miei produttori artistici. Sì. E quindi è stato un bel modo per scoprire questo appartamento fuori dal mio appartamento in dimensione ridotta. Fortunatamente poi insomma le cose sono migliorate, la situazione emergenziale sembra essere un po' rientrata, e quest'anno abbiamo avuto la fortuna di poter partecipare anche a Musicultura, e infatti lì abbiamo partecipato in full band. E ho avuto la fortuna e l'onore di partecipare al Da Ponte, dove per l'appunto ho conosciuto anche Gaetano, che mi ha invitato a Femminile Plurale. E quindi insomma diciamo che ci siamo ridimensionati, ma questo ridimensionarci ci ha permesso di avere delle opportunità che magari forse normalmente non avremmo avuto, ecco. Infatti tu parlavi di ottobre 2021, sei tra le 10 finaliste della 17ª edizione del premio Bianca Da Ponte, poi da poco tempo protagonista di Musicultura. Che esperienza ovviamente è stata l'ultima, e cosa speri che diventi?
Allora, l'esperienza di musicultura per me è stata straordinaria. Ho trovato un contesto davvero, come dire, fuori dal comune, soprattutto per questi anni. Insomma, ritornare in un teatro così grande, con un'organizzazione così intensa, così tante band, così tanta musica, è strano. Forse non eravamo più abituati. Quindi, tra l'altro è successo a febbraio questo, quindi eravamo ancora un po' in una fase un po' difficile per l'attività live, sì. E devo dire che è stato veramente meraviglioso, cioè sembrava un bellissimo ritorno alla normalità. E musicultura è stata per me un'esperienza meravigliosa, e spero che diventi, come dire, forse un po' un trampolino, ecco, dai, diciamo, perché insomma arrivare a musicultura, anche se alle audizioni live, per intanto insomma penso sia una grandissima soddisfazione. Assolutamente, così, assolutamente, ecco. Sì, continuiamo a parlare di palchi, l'abbiamo già detto, si apre il 23 aprile la rassegna musicale femminile plurale a Montella, e sarai tu ad aprirla. Cosa porterà Anna e l'appartamento su quel palco? Allora, su quel palco saremo in due, non verremo in full band, ma verremo in voce piano, io e il mio pianista Francesco Ceriani, che altro non è che uno dei miei due produttori artistici del team Packwood, quindi lavoriamo spalla a spalla da quando Anna l'appartamento ha preso forma, e quindi sono sempre molto contenta di suonare anche solo in piano e voce insieme a lui. Quindi ci vedrete in due sul palco, porteremo tutto il disco di Anna l'appartamento, quindi sono i 9 brani che trovate nel disco, non sono in versione piano voce, ma li vedrete rivisitati dal vivo, e anche il brano Plastic Fantastic, che è l'unico singolo che non è stato incluso all'interno del disco. Inoltre porteremo anche dei brani editi, delle cover, diciamo, sì, di brani a cui sono particolarmente legata, per artiste che hanno segnato in particolar modo, insomma, il mio processo di creazione come cantautrice. Però non ve li dico in anticipo, così è una sorpresa. Allora non posso farti la prossima domanda, però te la faccio ovviamente. No, così venite a vederli in teatro a Montella. Assolutamente sì, ma una curiosità da intervistatrice ovviamente è questa: quali sono gli artisti che compongono le tue playlist preferite? Allora, io ho un amore smodato per Regina Spektor, che è una cantautrice a volte non molto conosciuta, è una cantautrice statunitense che mi ha molto influenzato per la scrittura piano voce, sarò sincera, quindi per me è un po' una madrina, mi verrebbe da, sì, dire, no? E per guardare all'estero, per guardare in Italia, io sono cresciuta con a casa i vinili di Mina e Battisti, e quindi dirò una cosa facile da lo dire, sai, no? cosa ho pensato? La prima risposta di Anna l'appartamento è Mina, me lo sentivo proprio. Sì, c'è molta Mina, io sono cresciuta cantando a squarciagola tutti i dischi di Mina e di Battisti, quindi avevo la fortuna che i miei nonni avessero veramente tutti i vinili. E quindi insomma la trovo molto romantica come cosa, ma è una parte un po' una dedica anche questa cosa, l'appartamento, no? Un gancio con un passato in cui stavo lì, ascoltavo i dischi dalla mattina alla sera nella mia cameretta, no? E cantavo a squarciagola tutte le melodie. E poi un'altra artista di cui sono assolutamente innamorata è Nada. Io la adoro profondamente, e altrettanto Cristina Donà, diciamo, certo. Questa è un po' la costellazione, certo, generale, ecco, certo. Insomma, poi volendo si potrebbe stare qua a parlarne ore, vero, di musica. Allora, dobbiamo dirlo, non vi resta che prenotare biglietti per il concerto di Anna e l'appartamento, che si terrà a Montella nella serata di apertura del 23 aprile. Ci vuoi lanciare un messaggio, anche se ho visto che sui social l'ho già fatto, ma aspettiamo il tuo messaggio qui ai microfoni di CRT Radio. Sì, allora io vi invito tutti, ringrazio te Edi per essere stata qua con me al telefono, e davvero vi invito tutti a venire a curiosare cosa combineremo su quel palco piano e voce, proprio perché i brani su disco li ascolterete in una versione electropop, penso sia ancora più curioso pensare come potrebbero essere diversi piano voce, quindi venite ad ascoltare. E noi ci saremo, intanto vi lasciamo, io intanto ti saluto, Anna e l'appartamento, ti ringrazio per essere stata ai nostri microfoni, ci vediamo sicuramente a Montella, e vi lascio con un brano che ho ascoltato in loop da più settimane, quindi Anna e l'appartamento con Provvisoria. Ciao. Ad agosto gli uffici sono chiusi, e se sei in cerca di un lavoro
Fai prima buttarti in una corsa per l'oro. Io per mia modestissima opinione sto da sempre sul ciglio di un burrone. E se dall'oggi a domani non imparo a volare, la speranza è l'unica speranza che mi rimane. Perché è meglio una vita da sola che prendere solo una fetta di torta. Faccio terra bruciata qui intorno, perché ho sete, fame e sonno. Voglio dimenticare com'è. Provvisoriamente metto in ordine, ma mi rivedo meglio nel disordine. Ho preso le mie chiavi dal cassetto, le ho legate, poi buttate giù dal tetto. Insieme a te, insieme a te, poi farò cariandoli di me. Che vita difficile. Ed era Anna e l'appartamento qui a CRT Radio, questo brano Provvisoria che segue la breve intervista che abbiamo vi abbiamo lanciato poc'anzi qui dagli studi di CRT Radio. Vi ricordo che Anna e l'appartamento aprirà il festival, la rassegna musicale di Femminile Plurale, che si terrà a Montella dal 23 aprile e lo aprirà proprio lei. Quindi affrettatevi a acquistare i biglietti, andate sulle pagine di Femminile Plurale e l'associazione Atacama APS e potete avere tutti i riferimenti per garantirvi questo posto, che è un progetto bellissimo di Gaetano e Giuseppina, e noi ci teniamo tantissimo ad essere lì e a fare in modo che anche voi siate lì. Beh, io vi lascio e vi do appuntamento a mercoledì con una nuova puntata di Apriti Cielo. Parleremo ancora di musica, di attualità, di territorio e vi do appuntamento ancora con la programmazione di CRT Radio. Oggi pomeriggio ci sarà Olimpia, successivamente domani ci sarà l'amica Simona Ciampi, poi ci sarà Cinzia Colarusso e poi ancora Davide Iannuzzo, tornerà Cosimo, tornerà Sandra, insomma tanti ritorni. In ogni caso siamo sempre qui, è sempre qui lei, è andata via un po' di tempo fa, ma mai con il cuore, mai emozionalmente sto parlando, e vi lascio appunto con la meravigliosa voce di Mia Martini con la musica che gira intorno. Intanto voi, se dovete scegliere la musica da ascoltare, scegliete sempre quella di CRT Radio. Ciao!